Nella sua relazione Silvia Brina ha parlato di camminabilità dei percorsi, no? Di indice di camminabilità. Allora, uno, come dire, per valutare l'indice di camminabilità occorre camminarli questi percorsi, e nella nostra vita, nella nostra fase di vita, da studenti si cammina tantissimo, capito? Tantissimo. E quindi, come dire, vorrei ascoltare proprio le studentesse del liceo scientifico Plinio Signore, sono Gaia Proietto, Francesca Ferrazza e Nicole Bartolomeo, e loro hanno, insomma, hanno sviluppato una riflessione su questo e anche delle domande che ci faranno, alle quali vi invito, cercheremo poi di rispondere durante. Prego. Allora, ricollegandoci al discorso di Silvia Brini, noi pensavamo che la qualità dell'aria sia condizionata principalmente da due fattori: il controllo dei rifiuti e la gestione delle emissioni del traffico. In realtà noi crediamo che ridurre queste emissioni nocive ci siano principalmente tre soluzioni: sfruttare meglio il trasporto pubblico, promuovere maggiormente l'utilizzo dei veicoli elettrici e incentivare lo spostamento attraverso la bicicletta. Difatti quest'ultimo punto sarebbe l'argomento che ci interesserebbe, diciamo, oggi proporre. Infatti noi, tramite delle ricerche, abbiamo scoperto che è stata approvata la legge numero 2 dell'11 gennaio 2018, entrata in vigore il 15 febbraio 2018, che appunto favorisce l'uso della bicicletta e la creazione di piste ciclabili a livello internazionale, o meglio di ciclovie, in un progetto chiamato appunto Bicitalia. L'obiettivo che propone questo piano generale è quello di appunto promuovere l'utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto, sia per la vita quotidiana che per diciamo attività ricreative e turistiche, e anche sviluppare l'utilizzo nell'ambito urbano metropolitano e successivamente anche internazionale ed europeo. L'analisi, tramite un'analisi del 2016, abbiamo scoperto che appunto Roma è una delle, diciamo, presenta la maggiore estensione di piste ciclabili in Italia, e pare circa 241 chilometri appunto, e Roma è seguita poi successivamente da altri comuni, come per esempio il comune di Torino, Modena e Ferrara. Ma come questi comuni hanno questa grande presenza elevata, diciamo, di piste ciclabili, ci sono comuni come per esempio Potenza, Campobasso e Chieti che invece hanno una completa assenza di queste piste ciclabili. E quindi, confrontando la città di Roma con gli altri comuni italiani, abbiamo rilevato che sia, diciamo, abbia comunque una grande elevazione di piste ciclabili. Ma allo stesso tempo i romani, come cittadini, non hanno, diciamo, come scelta di vita quotidiana, non utilizzano appunto per muoversi la bicicletta. Quindi noi ci chiediamo perché, rispetto alle altre città europee, non si riesca a valorizzare il ruolo della bici a Roma. Collegandoci a questo argomento, nel tentativo di promuovere l'utilizzo delle biciclette per lo spostamento in città, si è cercato di promulgare il servizio di condivisione di biciclette o bike. Purtroppo l'azienda O-Bike ha deciso di lasciare Roma ad altri comuni italiani per due motivazioni principalmente, ovvero sia per difficoltà finanziarie, sia per continui atti vandalici contro le biciclette stesse. Quindi a Roma non è possibile sottovalutare le cause esterne che hanno contribuito comunque al fallimento di questo progetto, oltre appunto a questi problemi finanziari, che sono anche la qualità eccessiva dei veicoli all'interno del centro città e le strade che sono poco curate. Nei comuni italiani ora è stato registrato un incremento sostanziale di voragini che possono essere conosciute anche come sinkholes, e diciamo che sono delle voragini che si vengono a creare tramite dei vuoti sotterranei che
sono, diciamo, vengono creati o involontariamente oppure dall'attività umana e diciamo che se non vengono controllati possono provocare, diciamo, possono andare a discapito di cittadini, veicoli e reti stradali. E appunto l'ISPRA è, diciamo, a capo del monitoraggio di queste, di questi, di queste voragini che sono presenti appunto in queste città. Le continue piogge che nell'ultimo periodo si sono abbattute nel nostro paese hanno causato certamente un peggioramento delle strade, ma soprattutto hanno causato degli allagamenti nelle città, e che sono per cui si deve fare riferimento anche all'elevata cementificazione del territorio e alla mancanza di misure di prevenzione e alla scarsa manutenzione. Tutto il territorio italiano è soggetto a uno sregolato consumo di suolo che rendono qualsiasi intervento di ripristino molto complicato. Una politica di sviluppo e di investimenti su larga scala, sia da parte di pubblici che di privati, in infrastrutture verdi in Italia, che ad oggi costituiscono solo il 2% delle misure di prevenzione applicate, potrebbe apportare un grande beneficio alle criticità ambientali ed economico-sociali particolarmente gravi nel nostro paese. I geologi ripetono da tempo che è importante prevenire con la manutenzione del territorio e la messa in sicurezza delle aree a rischio, già conosciute da tempo grazie anche all'intervento del PAI, ad esempio. E a questo punto ci è sembrato opportuno citare anche il progetto Perfect del Comune di Ferrara, che si propone di dimostrare come la tutela e lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio naturale possa contribuire a una crescita sostenibile, intelligente ed inclusiva. Prendono una parte a tale progetto, oltre il Comune di Ferrara, altri paesi europei, quali la Gran Bretagna, l'Olanda, l'Ungheria, l'Austria e la Slovacchia. Ed il progetto è diviso in due fasi. La prima fase, della durata di 3 anni, prevede un'analisi a livello internazionale volta a identificare e a trasferire buone pratiche all'interno dei contesti territoriali. E alla fine di questa fase sono possibili delle azioni pilota, se ritenute utili da parte delle partnership, finanziate dal programma. E la seconda fase, della durata di 2 anni, è dedicata al monitoraggio appunto di tali interventi. L'obiettivo del Comune è dunque quello di redigere un piano d'azione e anche di ridefinire le priorità di investimento in tema di infrastrutture verdi e anche quello di influenzare le altre regioni. Noi ci siamo domandate perché sia così difficile conciliare la creazione di nuove infrastrutture con la manutenzione di infrastrutture verdi con la manutenzione di quelle già esistenti e anche con la loro valorizzazione. Grazie. Noi volevamo anche trattare, diciamo, quella che è la gestione dei rifiuti in Italia, che sappiamo essere una tematica molto delicata. In particolare volevamo soffermarci su una zona appunto in Italia che è conosciuta come la Terra dei Fuochi. E la Terra dei Fuochi è un'area che si trova tra la provincia di Napoli e Caserta ed è molto spesso definita anche come il più grande avvelenamento di massa in un paese occidentale. In quest'area vengono abbandonati molti rifiuti, non solo urbani, ma anche rifiuti speciali che non possono essere lasciati abbandonati appunto perché devono seguire un determinato protocollo per essere smaltiti. In quest'area i rifiuti vengono appunto eliminati attraverso la combustione, cioè vengono bruciati, per poi far spazio ad altri rifiuti, quindi si vengono a creare queste discariche, diciamo, abusive, gestite da un sistema criminale. E, quindi
quello su cui noi abbiamo voluto soffermarci è il fatto non solo che l'inquinamento dell'aria sia dovuto alla combustione di questi rifiuti, ma anche semplicemente al fatto che questi vengono lasciati abbandonati sulla strada oppure in campagna e quindi vengono, diciamo, assorbiti dal terreno e vengono inquinate anche direttamente le falde acquifere che poi giungono fino a noi non solo attraverso l'acqua ma anche negli allevamenti, perché l'acqua che viene data dagli allevamenti o nell'agricoltura stessa. E abbiamo anche dei dati statistici dell'Istituto Superiore di Sanità che ci informa del fatto che non solo attraverso la combustione ma anche appunto attraverso l'assorbimento di questi rifiuti abbandonati sul terreno si incrementa la nascita di patologie tumorali. Quindi noi volevamo informarci su il pensiero che hanno i ragazzi che sono presenti qui con noi oggi, che vivono, diciamo, direttamente questa situazione, e qual è quindi il loro pensiero, insomma, per avere un approccio diretto all'argomento. Come? Sì, certo, prego. Scusate, no, io vi ringrazio tantissimo, sì, potete anche andare a sedervi se volete. Volevo dire questo, non abbiamo preparato insieme questo materiale che loro hanno presentato. Noi abbiamo lavorato durante l'anno passato spiegando quali sono i vari problemi ambientali, di che cosa si occupa il rapporto, che cos'è l'ISPRA, cos'è l'SNPA, però la richiesta che abbiamo fatto loro è stata semplicemente quella di fare 3 riflessioni, così come emergevano dalla loro sensibilità e da quello che hanno studiato, e loro hanno studiato. Questo è il risultato, è assolutamente merito loro, e ci tengo a sottolineare che non era preparato, non sapevo bene nemmeno io che cosa avrebbero detto, quindi li ringrazio perché hanno fatto un ottimo lavoro, veramente. Allora, aspetta Maria, aspetta. Allora, lei, naturalmente parlavamo di camminabilità e di, come dire, scendere a terra con i propri piedi, percorrere questa tematica, e le ragazze l'hanno raccontata e hanno introdotto. Adesso sentiamo Maria che viene. Dove sta intanto la vostra scuola? A Napoli dove? Che zona? A Ponticelli. A Ponticelli, quindi la parte, diciamo, dietro San Giorgio, dietro San Giovanni e Teduccio. Ok, va bene, perfetto. Grazie. Noi che viviamo in questa terra siamo tutti i giorni preoccupati per la nostra salute, perché i fumi che emanano i rifiuti che vengono bruciati sono dannosi per noi e per quello che mangiamo. La nostra scuola è promotrice di progetti e attività laboratoriali per educarci alla raccolta differenziata ed assumere comportamenti corretti e rispettosi dell'ambiente. Pensiamo che dobbiamo partire da questi piccoli gesti e diffonderli in tutto il territorio e farci dei bambini ambasciatori della sostenibilità ambientale, affinché vengano debellati tutti i comportamenti scorretti degli adulti. Grazie, grazie tanto.